Buongiorno amori, come stai oggi? Così così. Non hai più la febbre, nel senso 37,2. Solo 37,2, però hai ancora vomitato stamattina, vero? Ti fanno male tutte le o. Ah, Gasper è impazzito stamattina, è contentissimo di vederci. Comunque, ascolta Vanessa, dopo ti faccio un tampone, va bene? Perché ieri hai avuto questa febbre molto alta. Insomma, te lo faccio, eh? Perché oggi vogliono venire i nonni a trovarci, voglio essere sicura che tu non ce l'abbia, va bene? Adesso il tè è quasi pronto, lo bevi piano piano. Hai un faccino così triste, amore mio, ma stai tranquilla che oggi inizierai a stare meglio, domani starai benissimo tutto il giorno e giovedì riuscirai magari ad andare a scuola. Ah, ma lo sai che giorno è oggi? Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, quindi è la nostra festa, amore, che io e te ci amiamo tantissimo, vero? Buongiorno. Sei contenta oggi? E perché sei contenta di andare a scuola? Così. Perché c'è la mensa? Hanno aperto la mensa finalmente? Senti, ti do ancora 10 minuti perché è veramente presto, eh? Ti sei svegliata prestissimo, brava, e poi andiamo a prepararci, ok, amore? Tu invece devi stare tranquilla. Hai questo fastidio in gola, Vanessa, ma perché hai appena rimesso? Ma lo so, ma è normale, Vanessa. Guarda che tu fino a ieri hai avuto febbre a 39. Sì, che ti passa, ci mancherebbe che non ti passa. Sai, io da bambina è normale, è come se tu avessi spremuto del limone in gola, vero? Ti senti acido e anche secco che ti gratta, fastidioso, ruvido. È normalissimo, stai tranquilla, ok? Quando passa? No, non riesco più a sopportare, non posso neanche parlare. Vuoi un po' di miele? No, Perché almeno? che ti addolcisce magari un po'. Proviamo un cucchiaino. Hai visto, amore, che funziona? Il miele addolcisce e ammorbidisce la gola. Dai, speriamo che ti passa presto, così non sei più in crisi. Basta? Non ne vuoi più? Angelo, ti fa bene, amore. Miele, fa benissimo. 1 hour later. Allora, amore, Anastasia è andata a scuola. Quando te la senti, ti faccio il tampone. Eh? Vuoi farlo? Vuoi aspettare un attimo? No. Lo facciamo? Ok, prendiamo il tampone. Stai ferma, amore. Vuoi vomitare prima? Amore, adesso però ti devi prendere quella medicina che ti ho detto prima, perché almeno ti. No, la devi prendere. Vanessa, è un'antinausea, lo sai anche tu che ti passa la nausea. Prendila, cosa ti costa? Così, se ti senti meglio, prepariamo un dolcino per stasera, che è la festa di San Valentino, eh? Dai, amore. Piano, eh? Sì, amore. Piano. Sì. No, ferma, 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 ferma. Piano, Basta, 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 basta. Mettiamo le goccine e speriamo bene. E sarà così sicuramente, eh? Allora, qua bisogna aspettare 15-30 minuti, è tantissimo. Nel frattempo, Vanessa, ti posso dare quella roba lì così ti passa la nausea? Dai, ma ti devi far aiutare, Vane, altrimenti non guarisci più. Vuoi dormire? Andiamo su? Allora, Vanessa è negativa, si vede? Sì. Bene, amore. Dai, sei negativa come immaginavamo, eh? Andiamo su? Ti porto su, va bene? Later. Buongiorno amore, hai dormito? Stai un po' meglio adesso? È passata la nausea? Adesso misuriamo la febbre e poi ascoltami un secondo, Vane. Ho visto una ricetta per un dolce per stasera, che sono dei muffin con la crema al pistacchio. Io volevo già iniziare, lo so, tu, vabbè, ma te non penso che abbia voglia di mangiare. No? Allora, volevo già iniziare questa ricetta. Ti ricordi quelle formine a forma di cuore che abbiamo, che si possono fare i cioccolatini? Ecco, bisogna riempire quelle formine con la crema al pistacchio e metterle nel congelatore perché quelle poi andranno all'interno del muffin che diventa poi un cuore morbido quando li facciamo. Se te la senti o quando te la senti, più tardi riempiamo quelle formine, va bene? Vai. E poi quando arriva Ani, procediamo, lo facciamo anche insieme a lei. Poi dobbiamo incartare il regalo che ho preso al papà, eh? Ok, amore?
Mi aiuti? A few moments later. Amore, ascolta. Stai meglio? Un pochino meglio. Però hai avuto la febbre quasi a 38, Ma non sai cosa voglio? No. Ti bistecca impanata. Quella lì? La vuoi? Sì. Va bene, te la faccio. Però ti volevo dire anche un'altra cosa. Io devo preparare i cioccolatini. Li faccio io? Cioccolatini. Quelli che ti avevo detto stamattina. No, e ce la fai ad alzarti? O li porto qui, no. Proviamo a ce la fai ad alzarti? Sì. Dai, ok. Amore, brava! Pronta per preparare i nostri cioccolatini a forma di cuore che serviranno per riempire il muffin. Questo sarà il cuore del nostro muffin. Magari un po' di meno, amore? Vabbè, fai come vuoi. Allora, visto che stavamo facendo un disastro che adesso andremo a ripristinare, abbiamo escogitato un'ideona, quindi, con una sac à poche. Boh! Così? Sì, poi lo schiacciamo bene col cucchiaio. Ancora. Hai proprio la fissa di schiacciare col cucchiaio. Allora, metti lì nel congelatore e poi quando arriva Anastasia prepariamo i muffin, ok? Tornato, amore. Ciao! Mi sei mancato tanto tanto. Come è andata oggi a scuola? Hai mangiato in mensa? Sì. Per la prima volta? Sì. E com'era? Bella. E che colore è? C'era arancione quello che te l'ho detto. Allora, c'era tutta una fila. Uh-huh. E c'erano tutti i bambini seduti. C'erano sì? Sempre due posti. E tu con chi eri seduta? Con Nicolas, Diego, Samuele. Ma li avete scelti Tommaso? Voi? I posti? No, c'era già scritto prima. Ah, c'erano scritti. E hai mangiato? E con Giulia e io, perché le femmine erano all'altro tavolo che la maestra ha detto ci sono due posti qua. Io e Giulia ci siamo andati. Ma hai mangiato? Sì, tutto. Brava. Tutto il primo. Il primo c'era la pasta, il secondo c'era la bistecca, ma quella non l'ho mangiata con le carote. Però la maestra ti ha detto va bene lo stesso. Ok, senti Anastasia. Oggi è la festa della Morati. Esatto, e io e Vanessa abbiamo preparato dei cioccolatini con la crema di pistacchio che poi dobbiamo andare. Mangiarlo? No, aspetta, no, dobbiamo metterli dentro i muffin che faremo stasera. Per la festa. Sì, adesso ci sono i nonni. Adesso ci sono i nonni che sono rimasti con Vanessa. Andiamo. Dai. Signorina, io ti ho aspettata per fare il regalo a papà, per fare il dolce a papà, e tu ti sei già infognata col telefono. Guardami un attimo. Ehi, Ani. Dai, Ani. Allora lo faccio io, faccio tutto io, eh. Hai detto sì. Vanessa, amore. Vieni a fare il dolcino e il regalo a papà? Sì. Abbiamo aspettato Anastasia per niente. Vieni, dai. Allora, amore, devi cercare di aprire questa scatola. Guarda che questa scatola è fragile, Non farla cadere. Tu stai lì? Non vieni a darci una mano? Ma sei monella. Riesci? Vuoi che ti do una mano io? Al contrario, magari, il coltello, Vane. Se no... Ho paura che ti fai male. Piano piano, Vani. Vai, apri. Wow, che bellina. Cosa vuoi tu? No, non si guarda. Wow, bello. C'è anche una specie di tovaglietta. Cos'è? Ah, il sacco. Ma c'è il sacchetto per metterlo dentro. Fantastico. Io che ero andata a riciclare quello di Babbo Natale. Questo, cosa c'è scritto sopra? Liquore di San Valentino. Fallo vedere, perché io non l'ho ancora visto. Cioè, incluso di foglie d'oliva e rose. Che buono, liquore di San Valentino. Bene, papà sarà super felice da mettere nel suo bar. Quindi dobbiamo soltanto metterlo nel suo sacchettino rosso, fantastico. Mettiamo dentro. Brava! E adesso si tirano, c'è un laccetto alla tua destra. Tirali. Boh, non fa niente, dai. Se lo mettiamo giù. No, lascialo così, dai, fa niente. Adesso dobbiamo preparare un bigliettino al papà. Glielo prepariamo insieme? Ci stai per il bigliettino? Ma non gli scrivi niente al papà? Oggi è la festa degli innamorati. Sei innamorata tu del tuo papà? E allora non gli scrivi niente. Ma devi scriverlo tu. Ma sì, anche voi, dai. E vabbè, non c'hai voglia. Lo facciamo io e Vanessa. Lo prendi tu un foglio? Cosa gli scriviamo? Buona San Valentino dalle persone che ti amano. Bravissima. Che bella scrittura che hai, amore. Allora, vediamo un po'. Buon San Valentino dalle persone che ti amano. Bravissimo, amore mio. Meno male che ci sei. La firma. Fai la firma, sì. Sì, scrivi Anastasia. Sì. Adesso scrivi Anastasia.
Scrivi piano, piccolo. Adesso prepariamo il dolce, però poi quello lì si inforna subito prima di mangiarlo, Un cuore. E un altro per la mamma e uno per papà. Vai. Brava, buongiorno, ci sei anche tu? Posso scrivere io? E voilà, scusa mi scusi lei, che mi fa vedere la sua faccia? Ah, lei non ci aiuta, però si mangia gli ingredienti per fare il dolce? Vediamo un po'. Te proprio, tu e il cioccolato siete una cosa unica. È buono? E ci aiuti a fare i dolcetti? Sì, sei super concentrata. Fai vedere le tue mani. No, sparisci. Vai via, fai vedere. Vai a lavarti, Un bacino. No, non lo voglio. E bacino. Bacino. Guarda Anastasia. E brava amore mio che hai preparato l'impasto per i muffin, Ani. Guarda come sono cioccolatosi. Ma io ti ho mai detto che sei bravissima a cucinare? No. E allora perché continui? Per darvi da mangiare. Faccio pena? Cucino male? Cucino male? No. Ah, meno male. Cucino male? No. Cuccioline e cucciolini, cena finita. Vanessa è pronta ad aiutarmi a fare il dolce. Ma guardate qua. Guardate un po' qua chi c'è. C'è una bimba che si è addormentata e non ne vuol sapere di svegliarsi. Ma ragazzi, ma cosa devo fare io con questa Anastasia? Scrivetemi nei commenti come svegliarla, perché se provo a svegliarla si arrabbia tantissimo. Vane, andiamo a fare il dolce, dai, sei pronta? Così poi diamo il regalino a papà William. Preparato, guardate che belli i nostri muffin, saranno sicuramente buonissimi, e dentro questi muffin c'è una sorpresa. Vai Vane, pronta? In forno, amore. Ho paura che mi bruciano. Vuoi che faccio io? Sì. Inforniamo. E aspettiamo 20 minuti, ok? Buongiorno, ti sei svegliata? Ma ti sei addormentata all'ora di cena? Ascolta, guarda un po' cos'è, guarda un po'. Che belli, sono usciti perfettamente. Li hai visti? Adesso, ascoltami. Ani, questo è per papà. Tu hai il regalo? Bravissima. Adesso tu lo vai a chiamare, anzi lo chiamo io, e tu gli porti il dolcino e tu il regalino, ok? Va bene? Puoi venire un attimino, chiudi gli occhietti, solo un secondo. No? Non li chiudiamo? Ah, sì. Ok. Allora, Vane? Vane? Sì. Papà William, questo è il dolcino che ti abbiamo preparato per San Valentino. E questo è il regalo. E questo è un regalino. Ah, molto bene, grazie. Bacino. Bella, Vane. Perché le tue bimbe sono innamorate di te. San Valentino non è solo la festa degli innamorati, cioè di una coppia, ma anche dei genitori con i loro bimbi e di tutte le persone a cui si vuole bene. Senti, apriamo questo dolcetto perché c'è una sorpresa dentro. Ah sì? Sì. Verifichiamo subito. Verifichiamo. Lo apriamo in due. Sì. E che dolce? Ah, ma c'è dentro la crema di pistacchio. C'è il cuore alla crema di pistacchio. Adesso lo assaggi e ci dici se è buono, perché lo abbiamo fatto. Sì, è buono. Tutti e tre. È buono? Bene, siamo qui. Buonissimo. Bene, benissimo. Allora possiamo concludere questo video. Ma fammi vedere cosa c'è dentro. Ah, già, è vero. Il papà non lo apre. Lo apriamo subito? Papà è goloso, deve mangiare. Cos'è? Cosa c'è scritto? Liquore di San Valentino. Ah, che meraviglia. Aspetta. Bellissimo. Grazie. Allora, bimbe, concludiamo questo video che abbiamo iniziato io e Vanessa stamattina. Tu sei andata a scuola. Felice addormentata. E ciao cuccioline e cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao.